Buongiorno a tutti, benvenuti alla 40ª puntata del 2014 di Electric Motor News, ultima puntata di un anno stupendo per questa nostra testata. È stata la testata italiana che ha seguito il campionato di Formula E a partire dalle ultime prove a Donington Park che si sono tenute nel mese di agosto. Poi siamo stati a Pechino con la gara inaugurale, una gara storica per il mondo dell'automobilismo sportivo, prima gara in assoluto a livello mondiale di veicoli elettrici di questa portata. Siamo stati poi a Putrajaya in Malesia, sempre seguendo questa categoria, e qui a Punta dell'Este finisce l'anno calendario, perché come ben sapete il campionato è a cavallo del 2014-2015 e tra poco tempo ci sarà la gara in Argentina, noi saremo presenti anche lì per la quarta gara della stagione di Formula E. Però noi vogliamo offrirvi quello che è rimasto nel cassetto, sono tante cose, sicuramente non basterà questa puntata, tutte le altre interviste con i protagonisti di questa gara di Punta dell'Este. Quindi mi vedrete poco in questa ultima puntata perché preferiamo farvi vedere quello che è rimasto nel cassetto. Vediamo. Alejandro Agag, ogni volta che ci troviamo ci sono delle novità anche importanti in questa Formula E, che è un bambino appena nato al quale tutti vogliamo bene. E adesso ci sono parecchie novità, comincia a raccontarci un po' per quanto riguarda i prossimi costruttori che entreranno, quello che si può dire naturalmente, ci sono cose che non si possono dire ancora. Sì, c'è stato un processo della FIA per le applicazioni dei costruttori per il campionato, processo che è finito il 31 ottobre e ci sono presentati 12 candidati, tra questi la FIA farà una selezione tra 6 e 8 e speriamo che tra 2 settimane faremo pubblico quali sono i costruttori dell'anno prossimo, ma la buona notizia è che ci sono tanti interessati, compagnie che fanno costruttori di automobili, ma anche compagnie più tecnologiche, una bella mescola, un bel gruppo che secondo me farà molto competitiva la Formula E l'anno prossimo. Ecco, e dall'anno prossimo quindi non sarà più una monomarca, ma si punta in modo particolare al powertrain, non tanto al telaio e all'aerodinamica. Giusto, l'anno prossimo già non è una monomarca, l'anno prossimo è un campionato aperto e quella è la parte importante per lo sviluppo tecnologico, la competizione è quella che fa lo sviluppo e che ha come risultato lo sviluppo, e poi questo sviluppo si può usare per le macchine di strada normali. Ma ci si aggiungeranno delle squadre o saranno le stesse squadre di adesso con degli accordi particolari ognuna per sviluppare diversi powertrain? Sarà la seconda opzione, saranno le squadre che sono adesso nel campionato che faranno degli accordi con questi costruttori per utilizzare la sua tecnologia. Infine si parla di sviluppo, si parla di tecnologia e in modo particolare il cuore, tra virgolette, dell'auto elettrica, le batterie. Dicevi che tra 4-5 stagioni si potrebbe completare o pensare a completare una gara intera con una sola macchina. È quello che pensiamo, ovviamente bisogna essere molto prudente, perché è una sfida molto importante, ma secondo me sarebbe un messaggio incredibile di arrivare a questo risultato, da qualche anno, 3-4-5 anni, probabilmente 4-5 anni, arrivare a fare tutta la gara con una sola macchina, sarebbe veramente la dimostrazione dello sviluppo delle batterie, un grande messaggio per la macchina elettrica. Infine, curiosità per Electric Motor News, come è andata questa benedetta riunione a Londra per poter fare dove era previsto la gara di Formula E del mese, l'ultima gara dell'anno? È andata molto bene, abbiamo fatto molto lavoro con i residenti, no? C'erano anche alcuni che volevano sapere dove potevano portare il cane a fare la passeggiata, abbiamo risolto anche quello. Abbiamo finalmente arrivato a un accordo con il County di Londra e la gara si farà a Battersea Park a Londra il 27-28 giugno, faremo 2 gare quel weekend. Ma hai iniziato con i fischi e hai finito con gli applausi? Sì, c'è stata la riunione con i residenti, hanno cominciato fischiando e dopo 3 ore hanno fatto un applauso, abbiamo potuto spiegare bene il progetto, spiegare bene le ragioni dietro la Formula E, le ragioni anche sulla sostenibilità eccetera eccetera, e alla fine tutti contenti. Grazie Alejandro Agag per Electric Motor News. Grazie.